Abbiamo visto come sperimentalmente, se varia il campo magnetico che interessa una spira, o per il movimento del campo magnetico, o per il movimento della spira rispetto al campo magnetico, o per una variazione del campo magnetico, si determina una circolazione di corrente che viene chiamata come fenomeno quello dell'induzione elettromagnetica. Quindi qua ricordiamo negli schemi disegnati i due esperimenti di Faraday che vengono proposti appunto per descrivere questo fenomeno. Quindi in generale abbiamo detto che per una variazione campo magnetico determinato in uno dei modi che abbiamo detto, quello che si verifica è il fenomeno dell'induzione elettromagnetica che è appunto la nascita di un campo elettrico che se e quindi di un potenziale elettrico che se agisce su un conduttore chiuso determina una circolazione di corrente. Vediamone più in dettaglio quantitativamente il fenomeno in modo da definire le relazioni fra le grandezze elettriche e magnetiche. Quindi si intuisce dagli esperimenti che ciò che determina la circolazione di corrente è la variazione del campo magnetico che interessa la spira. Un modo per misurare il campo magnetico che interessa una spira è quello di definire la grandezza magnetica che prende il nome di flusso magnetico. Consideriamo, per definire il flusso magnetico, consideriamo una superficie qualunque, questa sia una superficie di area A, consideriamo un piccolo elemento in questa superficie di area infinitesima e rappresentiamolo con un vettore che ha appunto modulo uguale alla superficie infinitesima dell'area e direzione perpendicolare alla superficie stessa. Quindi questo sia perpendicolare alla superficie nel punto in cui lo stiamo considerando. Consideriamo poi il vettore B che passa il vettore induzione magnetica in quel punto sulla superficie, essendo un vettore appunto con la sua modulo, la direzione e il verso. Allora viene definito il flusso magnetico che passa attraverso la superficie A come dato dall'integrale esteso a tutta l'area A del prodotto scalare dei vettori, il prodotto scalare dei vettori B scalare di A, quindi dove l'integrale indica come operazione matematica la somma di tutti i contributi dovuti alle singole superfici infinitesime delle quali possiamo pensare formata l'intera superficie A, quindi ognuno di questi elementi dà il suo contributo al flusso che passa attraverso la superficie, estendendo con una somma, chiamiamola
che matematicamente prende il nome di integrale a tutta la superficie, questo prodotto scalare B per dA, otteniamo quello che prende il nome di flusso magnetico attraverso la superficie A. Allora, nel caso particolare che la superficie sia piana, immaginiamo una superficie circolare su un piano, come potrebbe essere quella relativa alla schematizzazione di una spira, anche se qua la superficie è chiusa, la spira presenterà, diciamo, un'apertura per i conduttori. E ipotizziamo che B sia perpendicolare alla superficie A e sia costante, quindi supponiamo che A sia una superficie piana e che B sia costante e perpendicolare ad A, quindi diciamo A sia tutta la superficie e B risulti perpendicolare costante per tutta la superficie A. Allora, in questo caso l'integrale diventa semplicemente dato dal prodotto B, induzione magnetica per l'area della superficie A. Da questa semplice definizione si vede l'unità di misura del flusso, l'unità di misura del flusso dovuto all'induzione B. Sarà B, quindi l'unità di misura di B che è Tesla, per i metri quadri della superficie e questo è anche uguale nel sistema internazionale viene dato il nome di Weber. Quindi l'unità di misura del flusso e il Weber che sono Tesla per metro quadro. Quindi questa è la grandezza che abbiamo detto serve per quantificare la variazione del campo magnetico che interessa la spira e che quindi determina l'induzione elettromagnetica e quindi la circolazione di corrente. Se adesso quindi ipotizziamo come vi dicevo che questa superficie rappresenti la spira, quindi qua ipotizziamo di spezzarla in un punto e poi di chiudere la spira in un circuito, allora noi avremo che ai capi della spira si determina una certa tensione, una certa tensione che chiamiamo E, questa tensione o forza elettromotrice E risulta essere data dalla variazione del flusso B nel tempo, quindi immaginando di misurare questa variazione in un tempo infinitesimo di t, nel quale il flusso ha anch'esso una variazione infinitesima de phi con b, la forza elettromotrice indotta, quindi questa è una forza elettromotrice indotta,
quindi una tensione in pratica, è data appunto da questa derivata, quindi questa variazione del flusso nel tempo cambiata di segno. Cosa significa questo segno meno davanti alla forza elettromotrice indotta? Indica semplicemente il fatto che la tensione così indotta, la forza elettromotrice così indotta, è tale che se chiudiamo il circuito nel quale è compresa la spira e quindi questa forza elettromotrice determina una circolazione di corrente, la corrente che circolerà nella spira sarà tale da produrre, come sappiamo, un campo magnetico dovuto appunto alla circolazione di questa corrente indotta, con una direzione tale del campo magnetico che si crea da opporsi alla variazione del campo magnetico principale che sta determinando la nascita della forza elettromotrice indotta. Quindi il segno meno indica appunto una reazione, diciamo così, durante il verificarsi del fenomeno dell'induzione elettromagnetica, una reazione alle cause che ne determinano il suo insorgere. Quindi il segno meno, ripeto, significa che la corrente che eventualmente circola nella spira determinata dalla forza elettromotrice indotta è tale da creare un campo magnetico che si oppone alla variazione del campo magnetico principale che ha determinato la nascita della forza elettromotrice stessa. Tornando al flusso. Il flusso che si concatena, cioè il flusso che interessa una spina, prende il nome di flusso concatenato. Dove appunto il termine concatenato significa che interessa la superficie della spira, quindi è il flusso determinato da un campo magnetico esterno che si concatena, che attraversa la superficie di una spira. Se adesso passiamo a, invece che a una singola spira, a una bobina composta da n spire, quindi quello che sappiamo essere chiamato solenoide, allora il fenomeno dell'induzione elettromagnetica ovviamente continua a essere valido, ma in questo caso la forza elettromotrice indotta sarà data da n volte quella dovuta alla singola spira, immaginando che, come dire, il solenoide sia in qualche modo ideale e quindi le spire siano strettamente affiancate, che tutto il flusso che attraversa la spira iniziale continui ad attraversare costante anche la spira finale, e allora la forza elettromotrice indotta risulterà n volte quella che si induce ai capi della singola spira. E quindi questa la troviamo ai capi della bobina. Quindi, ricapitolando, per ottenere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, cioè la nascita di una forza elettromotrice indotta causata da una variazione di campo magnetico e quindi una variazione del flusso concatenato con una o più spire, si deve verificare uno o l'altro o tutti questi fenomeni. Deve variare B, quindi o varia B, varia il campo, quindi la spira rimane ferma e non cambia, ma cambia il campo e allora cambia il flusso concatenato e quindi si ha la nascita della forza elettromotrice indotta, oppure varia la superficie A, oppure
la superficie A, perché viene ad esempio ridotta la superficie della spira, immaginate di, come dire, di strozzare la spira e quindi renderla una circonferenza via via più piccola, oppure se il campo magnetico B si trova in una zona limitata dello spazio e la spira viene spostata in modo tale da prendere che solo una parte della sua superficie sia interessata, concatenata dall'induzione magnetica, e quindi il flusso vari al variare della posizione della spira. Questa è un'altra possibilità. Oppure, terzo caso, se facciamo variare l'angolo, tra la superficie, la perpendicolare alla superficie della spira e la direzione del campo magnetico B, che ricordatevi, il flusso è dato da un prodotto scalare di due vettori, quindi sarà massimo se B ed A sono paralleli, mentre invece sarà zero se B e A diventano perpendicolari, quindi facendo variare l'angolo fra B ed A varia il flusso concatenato, e questa particolare ultima situazione si determina nelle macchine elettriche rotanti, nelle quali appunto a causa della rotazione si ha una rotazione delle bobine all'interno della macchina che determina una variazione dell'angolo formato appunto dalla superficie delle bobine con le quali si concatena il flusso e l'induzione magnetica che determina appunto il flusso concatenato stesso.